Ciao bocce! Allora, di cosa parliamo oggi? Niente, vi faccio un piccolissimo e brevissimo resoconto di una cosa che noi usiamo, io e la Betty utilizziamo da un periodo abbastanza lungo, soprattutto nei periodi invernali, che sono degli scaldamani. Allora, quello che mi preme dire prima di farvi tutto questo discorso è che effettivamente uno si domanderà: ma perché usi gli scaldamani quando hai una moto del genere? Perché io non ho mai messo le manopole riscaldate. E soprattutto non è una cosa che comunque utilizzo più di tanto io. E questo perché? Perché nel mio caso ho comunque i paramani che poi magari vi farò vedere. Allora, come dicevo, volevo farvi vedere, io ho appunto il paramani, che è questo che vedete. Queste sono le sovramanopole. Quindi lo vedete un pochino diverso rispetto alle manopole normali e se volete saperne qualcosa di più lo trovate nella descrizione su queste. E il paramani originale è questo che vedete in nero che gira tutto attorno, ok? Mentre questa parte trasparente è un'aggiunta che ho fatto io, che è della Givi, che va a aumentare praticamente ancora di più quello che è l'altezza del paramano da questo a questo. Questo mi permette praticamente di essere molto molto riparato, come si può vedere, e mi permette di raggiungere temperature molto più basse senza avere assolutamente la battuta del vento, come si può vedere, ma non solo, ripara insomma da tutte quelle che possono essere anche le condizioni come acqua o cose di questo tipo. Torniamo alla descrizione. Questo mi permette comunque fino ad arrivare a temperature quasi anche nell'ordine dei meno 1, meno 2, che con i semplici guanti invernali a me basta e avanza, che io non patisco il freddo sulle mani assolutamente. Cosa diversa invece è chi è dietro, in questo caso la Betty. La Betty ha sempre patito il freddo alle mani e effettivamente anche ai piedi e una soluzione per portarla via, non riuscivo a trovarla, fin tanto che sono venuto a conoscenza di quelli che erano dei scaldamani da alpinismo. Come vedete ora in alto e vi faccio partire, ve ne saranno più di uno, ne troverete a miliardi, quindi non voglio dirvi quali o come o perché, come marche o cose di questo tipo, voglio soltanto spiegarvi che come funzionano. Io ad esempio ho preso, e perché vi faccio questo? Perché ho finito quelli che avevo e sono andato a prendermi quella che è la mia scorta. Questi sono quelli che ho appena acquistato ora. Non sono da mani come vedete, ma sono da piede e c'è un motivo e poi ve lo dirò. Non sono altro che delle salviettine che una volta che, tanto andiamo a aprirlo così ve lo faccio vedere mentre. Questa è una confezione ad esempio da 30 salviettine, quindi vuol dire 15 coppie di riscaldatori. Io lo utilizzo sia se dovesse servire sui piedi che sulle mani. Ogni bustina in questo caso, è messa sotto vuoto e dispone di due, mi secca, ma ve ne apro uno così vi faccio vedere. Ogni bustina, dispone di due fazzolettini riscaldabili, basta semplicemente aprire la confezione in questo modo qui e sfilare i due fazzolettini. Sono molto piccoli, sono finissimi. Come funzionano? Semplicemente il contatto con l'aria, che significa che dentro ci sono, adesso io non so, una sostanza probabilmente chimica, riscaldante, e come si vede dalla scatola arrivano a una temperatura di 45 gradi e la mantengono per circa 5 ore. Quelle da mani, se non vado errato, la mantengono un pochino di più, ma poco importa questo. Come funzionano? Basta semplicemente muoverli un pochino, al contatto solo con l'aria esterna, la reazione chimica si inizierà subito a fare il proprio effetto. Ci vogliono circa una decina di minuti perché questi iniziano, a scaldarsi. Prima usavamo quelli da mano che sono leggermente più piccolini di questi, semplicemente li appoggiavamo in questa maniera qua, ci si infilava il guanto. E il gioco era fatto. L'ultima volta che li ho presi, avevo preso la confezione quelle da 10, adesso invece ho preso quelle da 30 perché ho visto che li utilizziamo tantissimo, o perlomeno nel periodo invernale. Abbiamo preso questi da piedi. Questi da piedi, la scelta non è banale, ma insomma è più che altro pratica, è semplicemente per il motivo che hanno del bio adesivo posteriormente.
Questo facilita, uno, il fatto se ad esempio lo bisogna metterlo all'interno del nostro stivale, quindi ancorato e non viene mosso quando ci muoviamo all'interno del piede, non solo, ma se noi prendiamo ad esempio il guanto e lo appiccichiamo dentro, in questa maniera qui, come si vede c'è una parte bianchina, non dà assolutamente fastidio. Vediamo se riesco a farvelo vedere un pochino meglio, perché non si vede niente. Quindi uno si mette praticamente il guanto senza nessunissimo problema, non va a dare fastidio alla mano ed è a posto. Perché questi secondo me sono molto efficaci? Allora, partiamo dal presupposto che comunque quando vengono utilizzati generalmente si utilizzano su guanti che sono invernali, ok? O tutt'al più per quelle volte in montagna che si va a fare passi alpini molto alti, che si inizia a percepire un pochino di freddo, ci si può utilizzare uno di questo, lo si mette, e qualcosina, anche se sono dei guanti traforati, quelli estivi, lo fa, e ve lo assicuro io perché l'ho provato con questi guanti qua che sono totalmente aperti. La cosa interessante di questi è che quei guanti invernali già di per sé, generalmente un guanto invernale che dir si voglia è impermeabile, il che consente di mantenere la temperatura all'interno del guanto per molto tempo, ma anche di creare una certa umidità all'interno del guanto, e la cosa non guasta in campo di temperatura, tanto che la Betty in alcune volte che io iniziavo a aver freddo, perché eravamo intorno ai 4-5 gradi, quando ha tolto i guanti diceva funzionano, ho le mani perfino sudate, il che significa che non mi sembra che sia una cosa assolutamente da poco. Adesso li ho presi, di solito io tengo sempre un paio di bustine, non si sa mai se magari può succedere durante il periodo estivo, ma dipende dove si va, magari in qualche caso. Io li tengo sempre dietro, tanto alla fine sono due bustine che come vedete non occupano assolutamente nulla. Ne esistono di milioni di tipi, esistono addirittura anche quelle riciclabili. Il problema di quelle riciclabili che ho visto, e forse le avete viste anche nel filmato che vi ho fatto vedere di sopra quando ho acquistato queste, ormai conoscete già dove vado a procurarmi le cose, ma si può andare in qualsiasi negozio di articoli sportivi, anche da Sportler per intenderci, probabilmente il costo sarà superiore, ma alla fine si trovano ovunque. Non mi ricordo più che cazzo stavo dicendo. Anzi, mi sono ricordato. Allora, esistono anche quelle riciclabili, come dicevo, ma hanno uno spessore molto grande, il che significa che le vedo più adatte per metterle all'interno di un indumento o all'interno di una tasca creata. Nel nostro caso non servirebbero praticamente a nulla, o perlomeno, a meno che non esistano dei sistemi di riuscire a inserirli dentro, hanno uno spessore di solito in circa di 2 cm e sono molto più grandi. Queste vedete che hanno forse sì e no 2 mm di spessore per un 6-7 cm di larghezza, ecco. Quindi comunque vanno più che bene. Perché utilizzo questo? Finora non ve l'ho ancora detto. La cosa è semplice, come vi dicevo, non ho le manopole riscaldate, non ho intenzione di metterle perché non ne trovo l'uso, so che molti ce le hanno, quindi a chi le ha o comunque è già disposto alla propria moto credo che sia un po' inutile metterle, a meno che non le mettete per la zavorrina, che questo è un altro discorso, come nel mio caso. Poi comunque è una cosa immediata e non è solo per quanto riguarda la moto, ma questo sistema qua può essere utilizzato in qualsiasi campo. Faccio uno stupido esempio: un guantino di pile fuori casa, vi mettete questo e siete a posto, anche andandovi a fare una passeggiata da qualsiasi parte. Trovo comunque che questo sistema sia anche, insomma, risparmioso in un certo senso. Io come sempre spero di avervi dato soltanto dei micro suggerimenti che potrebbero tornarvi, che ne so, utile in qualche caso.
fatemi sapere cosa ne pensate. Se vi piace, insomma, potete anche suggerirmi altre cose. Io, nel mio limite, magari cercherò così di valutarle, magari esporle sul canale. Vi aspetto e alla prossima. Ciao!